Riccardo, buongiorno. Mamma mia, che onore averla qui. Buongiorno. Che onore, lo stavo dicendo poco fa, lei ha reso il nostro territorio, che veramente ha delle risorse infinite, famosissimo oltre i confini regionali. E veramente io la ringrazio personalmente perché ha fatto un qualcosa di straordinario, un mondo a parte, grandissimo successo nelle sale dei cinema. Io le vorrei chiedere subito, ma dove ha trovato l'ispirazione? Perché ha deciso di rendere protagonista proprio l'Abruzzo, ma soprattutto l'Abruzzo delle zone interne, che non è l'Abruzzo in generale, è davvero un mondo a Sì, parte. intanto buongiorno, grazie di avermi invitato, sono molto contento. Peraltro con la vostra rete ho avuto un contatto diretto durante le riprese, perché poi abbiamo inserito un servizio che nel film arrivava dalla vostra rete, che è una rete che io vedo spesso. In Abruzzo ci vado ormai da quasi 50 anni, quindi conosco bene quelle zone. Conosco bene i territori, conosco i luoghi, conosco le persone e c'è un legame forte, è un legame forte con la regione che nasce dal tempo e anche dall'affetto, evidentemente. C'è un approccio col mondo esterno che spesso si definisce duro e diffidente. In parte lo è, ma insomma si prendono le misure sulle persone che arrivano in casa da altri e non arrivano in punta di piedi. Io ho cercato sempre di farlo, lo faccio tuttora, anche se devo dire la verità, mi sento a casa in Abruzzo, quindi che è una regione piena di eccellenze. Non è io ho raccontato, sì, ho raccontato le zone interne, ho raccontato quello che è la realtà che spesso non conosciamo, che chi viene da fuori non percepisce perché arriva magari dal venerdì alla domenica o durante i periodi di vacanza, di festa. Dal lunedì al venerdì la vita è un'altra, le complicazioni sono altre, lo sappiamo tutti, ecco, vivere in un'area interna in paesi molto piccoli comporta delle difficoltà in più, come in questo caso la pluriclasse di 7 bambini che sopravvive in questa scuola molto piccola, no? E Opi è un centro che conosco bene, che ho frequentato, che frequento tuttora, e so cosa vuol dire la sensazione di perdere una realtà, un caposaldo come la scuola. Quindi su quello ho voluto raccontare anche la capacità però di questi paesi, di questi piccoli centri, di sapersi organizzare. C'è un tema nel film che viene da sé, però non è né ideologico né nulla, non è stato. È un tema che c'è perché il film racconta una realtà, e la realtà delle scuole, dei paesi che sopravvivono grazie agli immigrati perfettamente integrati in questi luoghi, è un modello a cui guardare con molta attenzione, perché succede qualcosa che a livello nazionale sembra irrisolvibile, numericamente e non solo, devo dire, perché questi immigrati non fanno perdere minimamente identità a questi luoghi, né loro perdono la loro, arrivando e vivendo lì ormai. Hanno dei figli che parlano abruzzese, quindi ecco, è un modello di integrazione a cui guardare con tanta attenzione. Però ripeto, l'Abruzzo è un luogo pieno di eccellenze, ecco, dall'agroalimentare al mare, alle montagne, ai parchi nazionali, insomma, è una regione importante del nostro panorama italiano. Ecco, a proposito di questo, io le volevo dire che intanto ha fatto conoscere quelle che sono le problematiche delle zone interne che in realtà non sono poi note a tutti. E poi le volevo fare i complimenti anche per la scelta del piatto gastronomico che rappresenta appunto poi la nostra regione, che non tutti conoscono, che io conosco perché sono una grande stimatrice della gastronomia abruzzese, che sono appunto gli orapi e i fagioli, i cosiddetti orapi e fagioli. Qui pochissimi sanno cosa sono gli orapi, che invece è uno spinacio di montagna che i pastori conoscono benissimo. E mi Conosco volevo bene. e anche per, insomma, aver posto anche l'accento sul mestiere antico del pastore. Beh, è la cultura e la storia di questa regione, è una cultura di cui andare orgogliosi, evidentemente. È qualcosa che forma, che sopravvive, che vive tuttora in modalità diverse, ma è una ricchezza enorme. Ecco, io penso che quello che sta accadendo in questa regione, ma devo dire questo tema qui, in tutte le sale dove siamo andati con Antonio Albanese di Gine Raffaele, abbiamo incontrato un riscontro importante, perché da nord al centro al sud, alle isole,
Il fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri interni è comune a tutto il nostro paese. Ho messo in scena quello che è un'abitudine anche per me, insomma, ecco, peraltro orapi e fagioli sono un piatto che ho assaggiato anche da quella persona che li serve lì, quel bidello lì che una volta faceva il ristoratore. E un grande ristoratore, devo dire, Sergio Saltarelli, in arte Pitone, che non è un attore ma che è stato un grandissimo attore, ecco, come tutti, devo dire, tutta la comunità, io devo ringraziare tutti, perché il 90% del cast di questo film è costituito da non attori, da persone che conosco, che conoscevo, che conosco tuttora, a cui voglio bene. E sono state, non solo sono state perfettamente all'altezza, ma hanno dato un valore aggiunto importante a questo film, perché l'hanno condito, pervaso di realismo, no? Di quella realtà che spesso è anche nelle connotazioni fisiche delle persone, no? I bambini delle aree interne hanno una connotazione che non hanno altri bambini, e così le persone, ecco, c'è la storia, c'è il vento, c'è il sole, c'è il freddo, c'è la natura potente, ecco, di quei territori, che evidentemente influisce anche poi sulla connotazione fisica. Ecco, Riccardo Milani, noi ci siamo conosciuti a Pescasseroli, ho seguito passo passo l'evoluzione di questo film e la ringrazio, sono emozionatissimo, la ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio invito. Ce l'abbiamo fatta, lei stava dicendo grazie, ma è l'Abruzzo che dice grazie a Riccardo Milani, glielo ripeterò sempre, perché questo film è un grandissimo successo nelle sale, è straordinario. E poi... Grazie, ma io sono io che ringrazio voi sempre, perché arriva dal vostro territorio, arriva anche con questo film, devo dire, una lezione di misura, una lezione etica che arriva a tutto il paese, evidentemente, non passa inosservata, ripeto, e ci sono tante questioni aperte che spesso con l'impegno e con uno spirito di comunità, ecco, la parola comunità da voi acquista un senso che non ha in altri territori, e quindi di questo vi si deve ringraziare. Poi la cosa che ci ha colpiti particolarmente è anche un po' la descrizione, come lei diceva, di questi bambini che vivono in queste zone di montagna, perché le posso assicurare che è davvero così, ne conosco diversi di bambini che a 9 anni già si sanno prendere cura della campagna, già sono esperti agricoltori. Cioè, lei ha raccontato una realtà che tante volte anche gli abruzzesi stessi non conoscono in maniera approfondita. Faccio riferimento ad esempio a chi vive nelle città, perché la realtà di montagna è davvero una realtà a sé, e quindi veramente lei ha avuto questo grande coraggio di riuscire a raccontarla con una semplicità davvero disarmante, ma che arriva dritta al cuore. Beh, che bello, mi dice cose importanti. È un mondo a parte, è vero, ma è un mondo a cui guardare con tanta attenzione, con grande affetto e riconoscenza. Io lo dico sempre, insomma, da questa gente, e sono persone che conosco bene, a cui voglio bene, quindi li ringrazio tutti ancora una volta, e stasera sono felicissimo di essere lì a Corfinio e a Teramo, a un po' anche a festeggiare, ecco, così, no? Quindi, però anche lì a ringraziare, perché è stata un'esperienza umana anche la lavorazione del film per tutti noi. Con me c'erano 70 persone di troupe, e quindi reparti, scenografi, macchinisti, elettricisti, costumisti, insomma tante persone che non conoscevano, ecco, la realtà da cui sono rimaste affascinate, ci sono creati legami forti, insomma, ecco, quando il lato umano prevale e quando anche il lato umano si accosta ai valori etici e morali, diventa una miscela virtuosa veramente importante, insomma. Quindi abbiamo imparato tante cose, io ne ho imparate altre, e questi bambini, anche i 7 bambini, ma anche gli altri bambini che hanno partecipato, sono bambini, come diceva lei, che hanno una cultura, una preparazione diverse, ecco, e sono più preparati evidentemente in tante cose, e non necessariamente il web cambia, ecco, è una dimostrazione che si può avere anche, no, una convivenza importante, utile, ecco,
e cercare appunto di mantenere invece ancora la capacità di riconoscere il suono di un uccello e il verso di un uccello piuttosto che di un altro, insomma avere quella confidenza lì, quella capacità di guardare alla natura con quella semplicità e quella potenza anche, no? Quella di riconoscere la natura intorno, ecco, una cosa che non sappiamo più fare. Ecco, nello stesso tempo però lei non dimentica di sottolineare come in quel mondo a parte entra anche parte dell'altro mondo, perché poi c'è anche una scena importante, forte, di una ragazza adolescente che vive un momento nel quale si possono identificare anche un po' tutti gli adolescenti. Sì, è una realtà anche quella. Io ho conosciuto per ragazzi e ragazze con quel tipo di complicazione, nel senso con quel tipo di difficoltà a farsi accettare, no? Ecco, e anche lì le cose stanno cambiando, fortunatamente. E i valori sono alti, la gente lo sa, e man mano la mentalità sta cambiando e dei passi avanti si stanno facendo, quindi anche questo va riconosciuto. Poi certo è che nei piccoli centri, nelle piccole comunità si conoscono tutti, no? Quindi alcuni meccanismi sono anche più difficili da accettare, no? Però ripeto, lì il tempo, la storia, insomma, sta giocando un ruolo importante, quindi ci auguriamo tutti, insomma, che quel tipo di equilibrio si trovi nei fatti, ecco, come è stato raggiunto l'equilibrio nei fatti e in concreto sulla questione degli immigrati. E poi lasci, insomma, i miei complimenti in questa circostanza con lei ovviamente, ma anche con il nostro Antonio D'Ottavio, perché la voce di Rete 8 che si sente nel film Un mondo a parte è del nostro Antonio D'Ottavio. Grazie, è stato sì. È stato un grande onore. Quando mi è arrivato quel messaggio di scelta, per me è stato la soddisfazione più grande, perché la seguo da tantissimo tempo e il nostro orgoglio, io voglio esagerare, mondiale, perché Riccardo Milani è veramente l'emblema del cinema italiano, e io voglio sottolineare che questa tematica, grazie a questo film, ha riportato in tutta Italia questo problema dello spopolamento, delle classi che si uniscono, quindi... Vero, verissimo, ce n'era proprio bisogno di parlarne, perché ha dato voce a chi voce non ne ha, e il cinema deve fare anche questo. Assolutamente, assolutamente, quello che cerco di fare sempre, l'ho fatto anche e soprattutto in questa occasione. Quindi sono felice di averlo fatto, felice che il film ancora sia in sala, che ancora abbia un suo percorso, e poi le cose adesso arriveranno col tempo, insomma è un film che continuerò a seguire con grandissima passione. La passione che mette in tutti i film che fa Riccardo Milani. Tra l'altro Riccardo Milani è anche direttore artistico del Traiano Film Festival, si sta avvicinando la data, e so che non credo ci possa svelare qualcosa. No, se non il fatto che c'è un impegno da parte di tutto quello staff, di in gran parte di uno staff femminile a cui si deve tantissimo dell'organizzazione del Flaiano, che è sempre attento e meticoloso e grandissima passione per il cinema e per Flaiano e anche per la città di Pescara. Ho cercato, quando è stato un momento, ho sentito che c'erano delle incertezze sulla città, insomma, e quella cosa lì, ecco, è rientrata. È giusto, è bello, è importante che il Flaiano sia a Pescara, che ci sia un tutt'uno con la città, ed è un festival internazionale importante, ecco, è riconosciuto in tutto il mondo, quindi è una realtà di cui andare orgogliosi, tra le realtà appunto di cui parlavamo prima, insomma è un'eccellenza d'Abruzzo anche il festival, il Flaiano Film Festival e i premi Flaiano. Io le voglio strappare una promessa. Se può. Se può. Noi chiudiamo questa trasmissione, la mia rubrica di solito è il giovedì, Cinemozionando, il 30 maggio. Magari coinvolgiamo la Presidente Carla Tibboni, e se lei può collegarsi, magari ne parliamo approfonditamente. A me farebbe, e anche a Jennifer farebbe molto molto piacere. Assolutamente, anche assolutamente. Anche a me. Allora facciamo... Anche a me... Sarò felice di esserci.
Allora facciamo il nodo al fazzoletto, come si dice. Sì, d'accordo. Io la ringrazio veramente di cuore, veramente è un'emozione grande, non riesco più a... Sì, anch'io la ringrazio perché, ecco, lei, lo abbiamo detto, è nel gota, insomma, dei registi a livello mondiale, eppure ci arriva veramente, ci restituisce l'immagine di un uomo mite, di una persona estremamente disponibile e con una grande cura e attenzione alle tematiche anche dei più deboli, perché poi in questo senso siamo anche più deboli. Tra l'altro proprio ieri abbiamo avuto ospite Marco Spoletini, il montatore, e abbiamo ricordato la guerra degli Antò, abbiamo ricordato il posto dell'anima, la saluta caldamente, e quindi anche lì ieri l'abbiamo citata, perché la guerra degli Antò è diventato un cult qui in Abruzzo, ne parlano ancora. Quest'anno sono 25 anni, infatti adesso devo trovare il modo di celebrarlo a dovere. È uscito a settembre del 1999, quindi sono esattamente 25 anni a settembre, quindi devo trovare un modo per festeggiarlo e lo farò. E poi abbiamo comunque parlato tante volte qui nei nostri studi di questo film Un Mondo a Parte, che ripeto è stato veramente un successo clamoroso. Io e Antonio siamo andati insieme al cinema a vederlo, anche con la piccola Chloe, anche con i miei figli, che le posso dire sono adolescenti e vanno anche un po' controvoglia al cinema, invece sono usciti veramente carichi anche di emozioni positive, anche di una consapevolezza maggiore. E quindi le stavo dicendo, abbiamo dato ampio spazio insomma al suo film e abbiamo conosciuto anche diversi interpreti abruzzesi, sì, tra cui Elisa Di Usagno, abbiamo avuto Alessandra Barbonetti, quindi Corrado Oddi, Sergio Negrossi, grande attore che io ho visto in teatro con Alessandro Gassman, Riccardo Terzo. No, c'è un panorama importante di attori, evidentemente anche in quella regione, quindi lì c'è stato un po' il tentativo anche di fare una commistione che esaltasse un po' anche però quello che è la ricchezza, anche dal punto di vista attoriale, della regione Abruzzo. Quindi, e poi il resto appunto erano i ragazzi. abitanti che facevano tutt'altro mestiere. Nei titoli di coda del film si spiegano tutti i mestieri di queste persone, no? E ripeto, sono state tutte quante, attori abruzzesi compresi, una grande risorsa. E questa è una cosa straordinaria, meravigliosa, ci ha fatto sentire tutti a casa, ci ha fatto sentire in famiglia questo film. Grazie Riccardo Milani per il tempo che ci ha dedicato. A questo punto allora ci sentiremo presto, insomma. Ci contiamo. D'accordo. Sono qui, grazie. Grazie di cuore. Grazie. E buona giornata, insomma, Riccardo Milani, mamma mia che emozione. Abbiamo Antonio, fatto questo grazie regalo. Grazie al nostro Antonio D'Ottavio che si spende così tanto per questa trasmissione. Ci vogliamo ricollegare immediatamente anche con la nostra cucina, se riusciamo, perché nel frattempo il nostro chef Marco Caraccio. Lupini, ma conduca lei oggi. Signore e signori, noi abbiamo terminato quest'opera d'arte, ma è una cosa pazzesca. C'è Antonio, dei colori, dei profumi, non è impressionante. Io vorrei ripassare di nuovo la parola ad Antonio, perché è stata, penso che Lupini e Marco siano d'accordo con noi, è stato veramente bello. Jennifer, io ce l'ho messa tutta, ho contattato Milani, e lui è stato gentilissimo, lui è sempre così, una persona splendida, gentile, disponibile, e il cinema ha bisogno di questi ha bisogno di personaggi, umanità. Cinema ha bisogno di umanità. Come diceva, ha detto spesso Antonio Albanese, i film di Riccardo Milani arrivano al cuore, perché con poco parla allo spettatore. Esatto, tu me l'hai sempre detto e oggi parlandoci direttamente capisco di quale grande e davvero bagaglio umano ci sia in Riccardo Milani, ecco perché poi riesce a creare dei capolavori così. Ci tenevo tantissimo a farti questo regalo, a fare questo regalo ai telespettatori, in esclusiva Riccardo Milani, che tra l'altro questa sera avrà anche degli incontri a Teramo, a Corfinio. Ti ripeto, una persona eccezionale, splendida, sempre disponibile, l'Abruzzo gli deve dire grazie. Grazie Riccardo Milani, e sono contento, voglio risottolineare quelle cifre che abbiamo visto. Il film è al secondo posto dei film che
Ecco, grazie Lino, è il secondo film italiano più visto dal marzo 2020. Insomma. Si è tanta messo roba. Proprio tanta, a ridosso di C'è ancora domani, che tra l'altro è di Paolo Cortellesi. Grazie Antonio.